Ciacciomefusi.it, Le mie ragazze di carta sarà nelle sale dal 13 luglio, è diretto da Luca Lucini, lo stesso di Tre metri sopra il cielo, e ha Le mie ragazze di carta un cast molto corposo, è composto da Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Maraschalchi, Tristano Caccamo, Raffaella Di Caprio, Alessandro Bressanello, Cristian Mancini, Marta Guerrini, Giuseppe Zeno e Neri Marco Re. La storia vede come protagonista la famiglia veneta chiamata Botaccin, composta nello stretto da Anna, Maya Sansa, primo Andrea Pennacchi e Tiberio Alvise Maraschalchi, madre, padre, figlio. Loro dalla campagna si trasferiscono a Treviso perché, primo ha trovato un lavoro come postino in quella città e quindi si trasferiscono tutti e questo trasferimento sarà di forte impatto per tutti e tre e il film mostrerà un po' il percorso di evoluzione. E che faranno questi tre personaggi, e le loro difficoltà, le loro ambizioni, eccetera. La mamma sogna a tutti i costi una televisione a colori perché a Treviso ce l'hanno tutti, loro non ce l'hanno e quindi supplica il marito affinché le compri questa televisione a colori. Però il marito comunque a livello di guadagno, insomma, non se la passa molto bene e tanto che è costretto a fare gli straordinari. E quando va a fare gli straordinari, però in realtà se ne va a giocare a casa di Cristiano Caccamo, che ha fatto un'interpretazione comunque molto notevole, che interpreta un trans che viene però molto bullizzato dalla gente, dagli abitanti di Treviso. Anche se non fa vedere la gente che lo mena, e sarebbe stato secondo me anche più interessante vedere la gente proprio che va, lo mena, lo pesta, lo insulta, piuttosto che farlo soltanto vedere. Però comunque non che non funzioni. Comunque fa vedere appunto lui che insomma, coi lividi, che piange, eccetera, e instaurerà una relazione profonda con Primo, dove all'inizio loro due non si piacevano, cioè Cristiano Cacamo non accoglie la prima volta che vede appunto Primo questo postino, non lo accoglie molto bene. Primo, quando vede una persona trans, non è abituato, comunque in campagna si conoscono tutti, probabilmente non c'è neanche un trans lì in campagna, non è abituato a tutto questo, allora si mette anche un po' di paura, anche un po' di paura per suo figlio, pensa che suo figlio possa diventare un trans ancora un po'. Quindi ecco, un po' spaventato, poi però comincia a diventare molto più sensibile. Ma è stata molto giusta, secondo me, la scelta di prendere Andrea Pennacchi, perché comunque c'ha una camminata, un sorriso molto, cioè è molto fiero lui come si muove, come si atteggia, sta sempre così come per i ragazzi, cioè ho realizzato il mio sogno, guardate come sono bravo, guardate come sono forte, ma c'ha sto faccione molto sensibile, molto buono, molto tenero, che comunque insomma quando lo vedi ti viene voglia proprio di abbracciarlo. La scelta di Andrea Pennacchi è stata molto funzionale secondo me. E invece Tiberio come se la passa? Tiberio è il protagonista probabilmente assoluto di questo film. Lui va a una scuola di ragioneria e conosce questo ragazzo che si chiama Claudio ed è interpretato da Cristian Mancin, che ha i capelli lunghi un po' tipo i personaggi di Stranger Things e ha uno sguardo che mi ha riportato un po' al John Travolta di Grease. Infatti è uno che se ne va in motorino, fuma le sigarette, ci prova con tutte le donne che incontra ancora un po', quindi è un po' il biglietto di turno. Suo padre, interpretato da Giuseppe Zeno, gestisce un cinema però a luci rosse, perché prima i cinema erano in crisi e per risalire appunto ha deciso di cambiare, di proiettare film appunto porno. E il cinema per questo motivo riesce a risalire, ma perché i cinema erano in crisi? Perché appunto erano arrivate le televisioni a colori e quindi le persone preferivano starsene a casa piuttosto che andare al cinema. Con il cinema però a luci rosse, appunto, il cinema si rialza. Cosa succede? Succede che Tiberio e il suo amichetto si intrufolano nella casa del cinema, appunto, di Giuseppe Zeno. E ovviamente, insomma, si intrufolano perché comunque non potrebbero entrare, sono dei ragazzini, sti cinema proiettano film a luci rosse. Si guardano un film che vede tra i protagonisti Milly d'Italia, che è una pornostar interpretata da Raffaella Di Caprio, e da lì Tiberio si innamora di questa ragazza e vorrà comunque a tutti i costi incontrarla. E però allo stesso tempo Tiberio è oggetto di desiderio di una ragazza di scuola che però
Tiberio non vede, Tiberio ha soltanto gli occhi per questa donna, per questa pornostar. Quindi è anche un film sui primi amori, è un film su quello che stava vivendo il cinema in quel momento e su quanto comunque anche i film a luci rosse siano stati fondamentali per il cinema, per far tornare la gente in sala, per appunto sopravvivere. Ed è anche un po' questo il riflesso di quello che stiamo vivendo ai giorni nostri, no? Purtroppo adesso la gente al cinema non ci va moltissimo perché preferisce guardare Netflix, Sky, Disney Plus, Prime Video, compagnia bella, oppure c'ha altri hobby, eccetera. E io spero infatti che al cinema possano risalire, perché non se la stanno passando molto bene, appunto. Ed è anche un po' riflesso di quello che stiamo vivendo ai giorni nostri. Quindi è un film comunque anche attuale, un film uscito anche al momento giusto, ed è una bella rappresentazione dell'Italia degli anni 70 comunque. Ed è anche interessante il fatto che comunque questa famiglia si sposta sì dalla campagna alla città, nonostante comunque Treviso non sia una città grande quanto Roma magari, e quindi c'ha qualche strascico, qualche rimanenza della campagna. Comunque la gente tra di loro chiacchiera un po', la gente si conosce. Infatti, come vi dicevo, Anna si sente esclusa perché è una delle uniche che non ha la televisione a colori, quindi vuole appunto essere inclusa nei discorsi degli altri in città. E è un film anche sulle perdite, sull'abbandono della gente che appunto lascia magari la città per inseguire qualcos'altro appunto magari di più ambizioso, perché comunque Treviso sia una città, ma anche a livello mentale sembra rimanere ancora un po' ancorata alle vecchie abitudini. Non voglio dirvi di più in questo per non farvi spoiler, però comunque insomma è ancora un po' antica a livello di mentalità Treviso in quegli anni, e quindi appunto c'è questo scontro tra città e campagna, dove appunto in città uno insomma ci si sente però anche più libero, nel senso che il Tiberio non fa altro che studiare, il marito comunque, il padre comunque un lavoratore, però in città comunque, nonostante debba fare gli straordinari, lavorerà meno perché si metterà a giocare a scacchi con questo con Cristiano Cacamo. E quindi ecco, fa vedere quanto in città magari ci si senta più liberi, però comunque una città come Treviso ancora magari non era pronta per affrontare determinati cambiamenti. Questa cosa l'ho tratta interessante, un film anche sul voyeurismo, nel senso che c'è Tiberio che guarda dalla sua finestra chi va a questo cinema a luci rosse, magari queste persone non vogliono farsi vedere, stanno così, controllano perché comunque si vergognano, ed è anche un film sul voyeurismo perché appunto Tiberio guarda costantemente i film di questa pornostar, le fotografie, lei appunto non sa di essere guardata, nonostante comunque quando va a vedere questo film lei guarda in macchina e sembra che guardi lo stesso Tiberio, c'è proprio un gioco di sguardo interessante qui. Mi sarebbe piaciuto vedere un pochino di più, ecco, magari a livello sessuale come se la passava Primo con Anna, perché comunque due non sono più affiatati magari come un tempo, quindi sarebbe piaciuto vedere un po' di più come se la passavano anche da quel punto di vista. Però devo dirvi la verità, comunque è un film che l'ho trovato interessante, mi ha stupito, non pensavo. Invece hanno fatto un bel lavoro sostanzialmente tutti, dalla regia, gli attori, attrice, eccetera. E poi è bello che comunque ti mostra quanto anche magari se una coppia è meno affiatata rispetto a prima, magari anche una piccola cosa come un gioco, un qualcos'altro, possa far avvicinare comunque di nuovo la coppia che magari non se la passava molto bene precedentemente. È un film quindi, insomma, che è un film dolce, sensibile, fatto col cuore, ed è un film, volendo anche comunque, molto personale, molto autoriale. Perciò, insomma, se vi piacciono questi tipi di prodotti audiovisivi, io insomma ve lo consiglio. A me comunque non è dispiaciuto affatto, un bel lavoro. Detto ciò, vi invito a lasciare il like, a iscrivervi al canale e diteci se andrete a vedere questo film, Le mie ragazze di carta, di Luca Lucini. E ciao, cinefusi.it.